Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi andrò a fare un video unboxing, infatti ho delle novità. Allora parto con la prima. Ho preso un paio di stivali da moto della marca TCX, li avevo presi già prima che partisse tutta la quarantena, però non ho ancora avuto modo di provarli. Andrò a provarli appena finisce il tutto. Stivali appunto marca TCX, li avevo già aperti, eccoli qua. Stivali molto ben fatti, TCX comunque è una buona marca. Andrò comunque poi a farvi un unboxing, cioè magari una recensione specifica del modello. Comunque sembra molto molto comodo. Qua c'è una semplice zipper, non ci sono lacci, e poi si va a bloccare la zip con questo velcro, quindi molto comodo, molto molto veloce da mettere. E questo è il primo, è la prima novità. Come seconda novità è un pacco un po' più grande, un bel paccone, un pacco che è arrivato con la marca K. L'ho preso su Amazon, però comunque arriva da un fornitore esterno da Amazon, da un negozio appunto di accessori per la moto, quindi marca K. Magari per gli addetti ai lavori magari già capite di cosa si può trattare. E andiamo a tirare fuori tutto, ed ecco qua il nuovo bauletto che andrò a montare appena mi arriverà la piastra. Penso a breve mi arriverà anche la piastra. L'ho voluto prendere perché comunque andrò a migliorare la capienza di quello che ho. Ci stanno due caschi integrali, come potete vedere. Ci stanno benissimo due caschi integrali. Ok. Anzi, due caschi anche modulari, perché uno è modulare, quindi ci stanno benissimo due caschi. E appunto io solitamente sono abituato con l'altro centrale a lasciarlo vuoto, così che quando mi fermo posso appoggiare il casco e la giacca. Con questo ho appunto più spazio per lasciare il casco e poi l'eventuale giacca, e poi andare a, appunto, a chiudere il tutto e a portarlo a spasso. Perché ho scelto K invece che Civi? Perché comunque a livello di prezzo K è molto molto più concorrenziale rispetto a Givi. Almeno questo bauletto qua, che è speculare al tracker della Givi, tracker 52 litri della Givi, potete andare a vedere. Questo qua io l'ho trovato su Amazon, magari vi lascerò il link se siete curiosi, a 180 euro diciamo. E speculare uguale, stesso modello, solo magari un po' rifinito meglio, della Givi andavo quasi sui 300 euro. Quindi ho deciso appunto di prendere questo bauletto, che ha l'attacco monokey, a differenza di quello che ho attualmente della Givi, che avevo preso usato, che è un monolac. Comunque vabbè, magari farò un video specifico sulla differenza degli attacchi, che comunque dei bauletti monokey e monolac. Farò magari il prossimo video appunto questa paragone, e quando magari è meglio per i viaggi, quando è meglio magari per la città, o comunque vi darò le mie idee a riguardo.
Io spero che questo video vi sia potuto interessare, appunto, dato che siamo a casa in quarantena, mi sto dando agli acquisti, diciamo, per migliorare un po' quello che è un setup da viaggio per la moto. Questo bauletto è davvero, mi aspettavo una qualità un po' migliore, però devo dire che è davvero un ottimo bauletto, è davvero molto capiente, ben fatto, come ripeto, è speculare al di là magari di qualche dettaglio allo stesso modello della Givi, quindi che altro dirvi. Io spero che questo breve unboxing vi sia interessato e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!